Incidente sul lavoro questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. Un operaio di 61 anni è caduto da un'impalcatura di un edificio in via Baisnitsa. L'operaio è rimasto ferito gravemente. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi della vittima. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'operaio al Policlinico Riuniti di Foggia. L'elicottero è atterrato in uno spiazzo all'interno della stazione ferroviaria con particolare difficoltà a causa dei cavi elettrici presenti nella zona. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico Dauno. Stando a una prima ricostruzione, l'operaio stava lavorando al quarto piano per lavori di rifacimento della facciata di un edificio nei pressi della stazione ferroviaria quando avrebbe perso l'equilibrio, cadendo al suolo. Una caduta in parte attutita dal materiale risulta che si trova sul marciapiede a ridosso dello stabile. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia che stanno verificando la posizione dell'operaio e anche gli ispettori dello SPESA, del servizio di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro. Tra gli accertamenti in corso anche quelli per verificare se l'operaio stesse lavorando seguendo tutte le prescrizioni previste dalla legge. Ancora da chiarire la causa della caduta, anche perché l'impalcatura su cui l'operaio era al lavoro ha una ringhiera che serve proprio per prevenire questo tipo di incidenti.